Mi chiamo Vittoria Albertini, vivo sul Lago Maggiore e mi occupo di interior design. Il mio è un biophilic design, nel senso che porto la natura in casa. La natura in casa non consiste solamente nel portare piante, fiori nelle nostre abitazioni, nei nostri luoghi di lavoro, ma è molto di più. È portare la sensazione che ha l'essere umano in maniera naturale e ancestrale. Lo stato di benessere che ha nel vivere nella natura. E per me è molto facile fare questo mestiere con questo obiettivo perché sono nata e vivo in luoghi meravigliosi con acqua e luce, cielo, piante e fiori che ogni giorno ho sotto gli occhi. E sono quindi fonte di ispirazione continua. Il giardino di Villa Taranto, il giardino botanico di Villa Taranto è fonte per me di grande ispirazione. Da qui sono nati vari progetti e soprattutto è nato il progetto del Puff Botanico. È un luogo meraviglioso, ricco di storia e di natura spontanea, di natura plasmata dall'uomo. Perché ho voluto creare un complemento d'arredo partendo da un luogo naturale e botanico? Perché il mio obiettivo è quello di riportare nella casa o nel luogo in cui il mio puff botanico entrerà un pezzo di meraviglia che si vive percorrendo questi sentieri e questo parco. Quindi il puff botanico ha in sé la materia, il ferro che ritroviamo nelle serre all'interno del parco e poi spiccano i meravigliosi colori che qui sono i protagonisti. I colori del cielo e dell'acqua del lago sono strumenti di lavoro. Ogni giorno posso apprezzare la diversità delle tinte, dei riflessi, della luce che vibra nell'acqua e ciò che io recepisco da questo mio contesto meraviglioso lo ripropongo nei miei lavori. La bellezza che l'uomo è riuscito a creare con le isole Borromee è un altro elemento che io ho voluto riprodurre su un modello di poltroncina. I miei strumenti di lavoro sono fondamentalmente tre: la luce, i colori e i tessuti. La luce perché vibra, è energia vitale. E soprattutto nelle abitazioni vado a studiare la luce naturale che entra nell'ambiente. I colori, amo usare il colore, per creare degli ambienti personalizzati, degli ambienti che ricordano, la natura, che ricordano o che portano all'interno della casa la natura che c'è al di fuori. E i tessuti e le carte da parati perché sono strumenti materiali che possono veramente creare delle scenografie all'interno delle nostre case. E in fondo io uso poco la tecnologia, ma mi sento quasi più un artigiano rinascimentale che gioca anche con delle immagini prospettiche, con dei punti di vista. Uso molto gli specchi, per esempio, non tanto per guardarsi, ma per guardare quello che c'è fuori e portarlo in zone della casa dove sarebbe impossibile guardarli. Quindi mi piace proprio quell'aspetto quasi un po' magico che lo specchio ci permette di ottenere. E in fondo è un po' come aprire delle finestre dove in realtà abbiamo magari dei locali bui o delle pareti chiuse. Ringrazio il Tivulio Design d'Ixtri per questa occasione e soprattutto per l'occasione di raccontare ancora una volta quanto sia importante il design per tutti noi in fondo. Non è altro che una suggestione nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, in una città per viaggiare con la fantasia.